Fabrizio Pizzauti. Oh, portava una bottiglia di vino. Non importava, ma ci veniva a mani vuote. Poi mio papà me l'ha sempre detto, a mani vuote ne posti tu ci devi andare, nemmeno se te l'hanno tagliare. Tagliare, diceva. Fatti classico, mio papà. Ma poso un attimo qui, eh? Ecco. Allora, da quando si comincia? Eh? Sì. Ma io mi ci voglio mia fidanzare. No, tu palle. Ma perché a 18 anni, quando tu c'hai la moto, l'abbonamento in Curva Fiesole, gli amici, ma che tu te ne fai della ragazza? È un impedimento oggettivo. Sì, lei era bella. Era bella da incredibile. Lei, quando sorrideva, io in quella curva della bocca ci vedevo tutto, ci vedevo i tramonti, ci vedevo il mio nonno e la mia nonna e si tenevano per mano. Ci sentivo i profumi della primavera e ci uscivo ogni tanto per fare qualcosa di diverso. Poi lei quella sera mi disse, e quando stava con me, quando mi teneva per mano, quando c'aveva la sua guancia attaccata alla mia, e si sentiva nel suo posto, nel posto di mondo dove voleva stare di più. E allora fregato. Sì, ma poi ci vuole mia sposare? No, tu falle! Ma perché finché tu sei fidanzato, ognuno a casa sua, tu riesci ancora a avere una settimana normale, no? Tu puoi uscire il mercoledì, calcetto, la birretta, tu torni a casa e tu ti butti lì subito alla PlayStation, verga, tu vai sul letto così come tu sei, tu ci dai le belle lavadenti. Sì, però lei quella volta mi disse che la cosa voleva di più la mattina quando si svegliava, lei a vedere il mio volto accanto al suo. Che io gli dissi, ma con la fiatella, e lei, con la fiatella. E poi mi disse, me lo ricordo, come fosse ieri, che quando si addormentava, abbracciata a me, e lei si sentiva come la salsa verde sul lampredotto. E allora fregava. Sì, ma un figlio non volevo mica. No, tu palle, ma perché finché tu sei in due basta, tu riesci ancora a programmare qualche cosa, tu vai via dalla mattina alla sera, una cenetta con gli amici, la domenica tu puoi dormire, tu puoi dormire. Poi però ha visto quelle e si fanno sentire le ecografie, il cuoricino e batte. Poi lui nasce, te lo mettono qua e lui con quella manina e si afferri il dito. Ma a quel punto, ma dove tu vai? Che poi lui è lì e sembra che ti guarda e ti dice, oh babbo, oh palle mince, ma te che sei? Il mio babbo per sempre, per tutta la vita, per sempre. Sì, ma anche quando vocerò a scuola. Quando mi finirò dalle canne, quando tornerò a casa a orari improbabili, quando ti tratterò male. E mi sa che io sarò il tuo babbo per sempre, per tutta la vita, per sempre. Proprio in quei momenti lì, sai. Insomma, dopo un discorso così alto, fregato. Sì, ma la sorellina non la volevo mica. No, tu falle, ma perché finché tu c'hai un figliolo solo, maschio peraltro, tuo babbo è una passeggiata di salute. Tu gli insegni tutte le cose a un babbo e insegni a un bambino, no? A andare in bicicletta, a pescare, a battere rigori, a truccare il motorino, a scandire bene tutte le parole, quelle importanti. Allora, forse ripetere un'altra volta con me, giù. Juve, merda! E lì è un divertimento, ma con una bambina, ma che tu gli fai, ma che tu gli racconti? Solo poi ha visto me, lei comincia a chiamarti bambino, che quando tu torni a casa lascia tutto e si butta le braccia e il collo. Comincia a dire che tu sei il babbo più forte del mondo, il babbo più bello del mondo, e che quando e si vorrà sposare, si vorrà sposare con te. Allora frega. Sì, ma io a Parigi, e non ci volevo mai andare, che poi a me i francesi mi stanno sui coglioni, ci hanno rubato la rotola, la gioconda, fanno tutti i fini, profiterò aujourd'hui, à chanté. E poi gli condiscono le pasta asciutta alla maionese. Bel piattino di merda, sì. Però, poi ha visto, lei ti chiama, dice, babbo, io sono qui a fare l'Erasmus alla Sorbona già da 3 mesi, mi manchi, mi vieni a trovare, che te lo stai già per dire, quel cazzo che le ti fa, guarda, ho già comprato il biglietto per Etola, Parigi, 2 euro, andate e ritorno. Tu guardi la Senna, tu guardi la Torre Eiffel, ti faccio anche conoscere i miei amici dell'Erasmus. Ah, ti presento anche Jean-Jean, il mio fidanzato. Il che ha detto?
mi fidanzavo. Si doveva sposare con me. Fregà. Sì, però io poi in discoteca non ci volevo mai andare, perché a me la musica alta mi dà noia, a me piace proprio la musica melodica, Sanremo, Pupo, amore, ascolta, io non ci vengo, non ci andate voi, babbo, sei vecchio, no, davvero, guarda, facciamo una cosa, mi accompagno, te lì, Jean Baguette, io faccio una giratina lì nel quartiere e poi ti vengo a riprendere. Poi però, visto come sono queste cose, un po' tu le percepisci, tu le senti. Allora sono entrato e l'ho visto, pezzo di merda, il feo, con che cosa? Oh, e sono ragazzi, ne che è questo mi fa? Oh, e che tu spari, oh, ma chi c'è la visigliola? Che se tu gli fa male vengo lì per il cervello ti mangia dentro, la vita, mi sa il suo babbo per sempre, per tutta la vita per sempre, e spara sti imbecille. Amore, tutto bene, sì? L'ha presa, guarda, andava bene. E t'ha preso me. T'ho fregato, vai. Oh, ti dicevo, portavo Sassi Haia del 2004, un'annata a 10. No, un Sassi, no, le un vino. E ci voleva questa l'ultima cena mia, quello della casa che gli hanno portato. L'ultima cena, no, non te, il tuo figliolo, no? Lasciamo perdere. Comunque te l'ho portato per gentilezza, perché vedi io, e sono qui, ma sono mi arrabbiato in testa. Tanto si sa, appena si nasce e comincia subito il conto alla rovescia. Un fine alla vita ci vuole, è indispensabile. Anzi, sai che ti dico, secondo me, la morte è una gran figata, è la cosa più bella che ti ha inventato. Insieme a Tramonti, alle risate dei bambini. No, guarda, il mio problema con te non è la morte. È la vita, perché te vedi e tu ci fai un regalo grande, no? Un pacco tutto infiocchettato, un dono prezioso, la vita, grazie, davvero grazie. E io dico, un bigliettino in questo pacco, eccoci, un bugiardino 4 a 5 5, infilacelo e spiegacelo, e che tu ce la dai a fare questa vita, come l'aveva usata, e che mi dava comportarti, eh? Si può fare che si parli? Siamo uomini liberi o non siamo uomini liberi? Dicelo! Facciamo finta di essere liberi! Il problema è tutto lì, sa? Che non si sa usare questa libertà. Non si sa gestire. Perché tu ci davi le libretti di istruzione. Perché se tu ci avessi dato le istruzioni, la mia figliola sasserebbe la mattina dicendo chissà se oggi mi diverto, mi annoio o muoio. Pensaci, era un po' il bigliettino. A Sassi Haia te lo lascio di fare. Anzi, ho incontrato degli amici lì dietro. Abbiamo un loro. Ti ho fregato. Ciao, pizza un po'. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bellissimo il passaggio con lui, fantastico, bellissimo. Capincio, vi saluto. Grazie. Bene.